Pensa a quello che deve fare, non è che gioca naturale, no? Perché uno che ci ragiona sulle donne. E dico delle volte, ma gioca normale, gioca semplice, non andare a crearti particolari problemi. Allora dicevo, l'altra partita le ha fatte bene, e rispetto all'anno scorso è migliorato del doppio sotto il punto di vista organico, perché uno che arriva al 90esimo non ha fatica l'anno scorso a 20 minuti alla fine, questa mattina era già arrivato, mentre quest'anno ha lavorato molto. Molto in una maniera specifica proprio dell'organico e se cresce sotto questo punto di vista cresce anche dal punto di vista di botica, è chiaro che è un giocatore di grande valore. Mi sta scelta la comunicazione, ma è un po' che la Lazio ha una punta forse più equilibrata anche delle caratteristiche centrocampista, come l'anno scorso. No, perché dici questo? No, no, perché c'è più densità a centrocampo, perché come diceva prima in televisione, centrocampisti non tutti hanno la corsa, quindi fanno fare poco, vuoi deve giocare. No, perché hai bisogno, cosa, no, sai, se hai una grande tecnica riesci a tenere palle, precisare, però nel calcio ragazzi se non corri, se non si corre mai lo rimane. Ma calcio che male non mi dare, se vedi anche le droghe, le foto fisiche possono avere delle doti tecniche sicuramente, c'è qualità per giocare, però ragazzi se non si corre. Bisogna correre con intensità e correre bene soprattutto, non sprecare l'ultima ultima cosa, Kruse sta diventando sempre con me già fondamentale per questa squadra. Cioè, mangiare dei gol soprattutto per le prestazioni, per quello che fa, per come si medesima nella parte, per come rientra quando c'è la necessità, c'è un grado della squadra che ha, cioè, questo è un grandissimo. Peccato che non è arrivato gennaio, ci eravamo lì lì, quasi riuscito, ma poi oggi c'è un po' sperimentale nella nostra squadra di assistente Richard. Mi sembra che la risposta è stata addirittura sorprendente. Richard per aver fatto la prima partita ha fatto una grande prestazione sul piano tecnico, quando c'è la prima uscita, buoni piedi, e quando si inizia l'azione da dietro anche Diaz ha avuto più sicurezza di forse giocare rispetto ad altre volte. Secondo me è un giocatore direi importante per quello che si è visto oggi, per temperamento, di qualità, di esperienza, di tecnica e anche sulle chiusure. Mi è piaciuto molto, sono anticipo soprattutto perché le altre volte si indietreggiava, non si andava mai a attaccare la punta, mentre oggi l'abbiamo fatto attaccando la punta e giocando in anticipo. Cioè uno va in anticipo da tutti i lati, perché sono due giocatori che sono particolarmente tempisti sotto questo punto di vista, sia Diaz che Stankiewicz. Niente, grande prestazione, ma non solo lui che ha seguito la squadra, ma in particolare anche Diaz che ha seguito la squadra. Bene, grazie. Okay. Gamba di là.
partita un paio di volte, poi la prima partita che faceva un calcio della Madonna e non ce la faceva, perché gli ha partito due volte, meno male che era